Marco Antonio Scalas, presidente della Coldiretti Sardegna e membro dell'esecutivo nazionale della Coldiretti. In che stato si trova il settore agropastorale in Sardegna? Ma il settore agropastorale in Sardegna è in stato comatoso, ormai è sfinito. È chiaro che se non si risolve questo problema del prezzo del latte, ormai le nostre aziende sono destinate a chiudere, anche perché abbiamo più costi di produzione che introiti in azienda, quindi sfido chiunque a stare sul mercato. Quindi abbiamo bisogno di venirne a capo su questo prezzo del latte. Perché il costo del latte è un problema? Il costo del latte è un problema perché se io ho chiaramente dei costi superiori ai ricavi, come dicevo prima, non andiamo da nessuna parte. Ecco perché abbiamo studiato questa piattaforma che prossimamente allargheremo, però la base ce l'abbiamo già, allargheremo in una cinquantina dei nostri paesi, diciamo in tutta la Sardegna, per sviluppare e ampliare questa piattaforma. La piattaforma non c'è altro che un metodo per arrivare a definire un prezzo del latte, svuotando i magazzini di questo famoso pecorino romano che ormai non va da nessuna parte, non riescono a vendere, e quindi chiaramente ci vuole un intervento anche da parte del Ministero assieme alla Regione. Facendo questo andremo a fare un accordo con gli industriali pluriennale dove in base a questo dovrà uscire fuori un prezzo che sia congruo. Vi dico subito che abbiamo distribuito in questi momenti la piattaforma di rivendicazione per uscire fuori dal settore della crisi ovicaprina.